Grazie di essere venuti qua questa sera a Licusati e ringraziamo anche la nostra web Licusati nel mondo. Come sapete, questa sera abbiamo qui un testimonial importante per la nostra manifestazione, la Corsa del Mito, che si terrà domenica a Marina di Camerota. E quindi ho ritenuto opportuno, insieme alla nostra squadra, di essere qui questa sera per far sì che Stefano Tacconi non sia il testimonial della Corsa del Mito, ma il testimonial del nostro comune, che finalmente sempre di più vedo sempre più vicino. Quindi era doveroso da parte mia venire qui a salutarvi e a ringraziarvi con tutti i componenti della lista che, come sapete, abbiamo approntato per la prossima campagna elettorale. Un'altra Camerota vuol dire appunto immaginarsi un paese unito, diverso e che dia opportunità di crescita al nostro territorio. Per me è importante e significativo che uomini come Stefano Tacconi, campioni di vita e di sport, siano il suggello di quello che io immagino per questo nostro grande nuovo progetto. E al centro di questo progetto, in modo sempre più forte, le nostre frazioni. E ho voluto lasciare questa sera un messaggio prima a Licusati, da sempre un paese bistrattato, da sempre un paese abbandonato, al quale bisogna restituire la dignità che merita un popolo al quale veramente sono emozionato, sono attaccato, perché qui ho vissuto la mia infanzia con mio padre e qui ho imparato a portare la cardarella, come dite voi. Quindi io sono uno di voi, sono uno che crede nei valori, sono uno che crede nel lavoro e sono uno che crede soprattutto in questo territorio che si può riscattare. Non tutto è facile, abbiamo un mare di lavoro da fare, ma siamo sicuri che con il vostro aiuto riusciremo a fare questo miracolo che dobbiamo chiamare Camerota. E vorrei ora passare la parola a Pierpaolo e a qualche altro amico che vorrà dire qualche parola. Non mi dilungo più di tanto perché Stefano è impegnato a Camerota e poi nella giornata di domani avremo modo. Mi auguro che sarete tutti a Marina per questo evento internazionale, perché ci saranno atleti di 10 nazionalità, quindi sempre più importante questa vetrina per il nostro territorio. E non mi resta altro che ringraziarvi per essere qui. So che è una serata di pioggia e quindi avete sfidato anche l'acqua per vedere questo grande campione che tanti successi ha regalato alla nostra nazione. Grazie. Io ringrazio Mario per questa iniziativa che ormai da anni sta portando avanti con un grandissimo successo. E ringrazio naturalmente un campione dello sport, Mario ha aggiunto un campione di vita pure, per la sua presenza e la testimonianza questa sera, proprio per diciamo, dare inizio alla Corsa del Mito, ma nello stesso tempo per sottolineare l'importanza che la lista Un'altra Camerota vuole trasmettere a una frazione, così come diceva Mario, che per tanti anni è stata bistrattata ed è stata abbandonata. Io chiaramente con i candidati di Licusati, Raffaele e Mario Torre, siamo impegnati in questa faticosissima tornata elettorale, soprattutto per le difficoltà che vive il nostro paese e per la complessità di un comune per tanti anni abbandonato e chiaramente avuto amministrazioni che hanno devastato questo territorio, questo comune. Noi abbiamo oggi, stasera, nella presentazione di un campione e di una manifestazione importante, lanciamo un messaggio di speranza in un momento difficilissimo per tutto, per l'intero paese, un momento difficile dove il lavoro, le famiglie vivono grandissime difficoltà
per la condizione economica, per la mancanza di lavoro. Questo è un messaggio, da qui partiremo, da Ligusati, partiremo per la risalita e per dare una nuova speranza ai giovani, ai tanti disoccupati e soprattutto alle tante famiglie che vivono momenti di grandissima difficoltà. E da Ligusati parte la scommessa di un'altra Camerota. Grazie. Sul balcone poi dopo. Vabbè. Allora lasciamo la parola a Stefano per i saluti finali. Vai. Politica non è il momento giusto, no? Di parlare, come si dice. Tutti quanti sono contro i politici, contro chi ha governato fino adesso. Siamo tutti tristi, tutti dispiaciuti per quello che è successo, perché tanto lo sapevamo. Però è giusto avere fiducia, avere la voglia di cambiare. Credo che Mario non è un politico, è una persona normale, una persona vostra, è cresciuto in questi ambienti, no? Non è che sa meglio di lui quello che ha passato, quello che ha visto altri politici, quelli che hanno fatto di Camerota, quelli che hanno fatto nei paesi limitrofi. E credo che chi meglio di lui, che come diceva prima, che ha tirato giù le maniche della camicia e con una macchinetta, mi spiegava prima che non sapeva se accendere prima la luce o il telefono. Cosa accese poi? Prima la luce. Ah, boh. Era importante giusto il telefono, se no non chiamava nessuno. Però credo che sia una persona giusta, una persona che ha voglia di fare, voglia di cambiare, credo che bisogna dare fiducia a chi ha voglia di fare, chi ha voglia di cambiare, perché noi ci siamo rotti le palle dei soliti politici che sfasciano tutto e tengono la poltrona sotto il culo, come hanno fatto per 100 anni. Speriamo che, io so che lui non lo ruba, lo spero. Quando ci sono i politici escono sempre come il lucertolo quando c'è il sole, a prendere aria, a prendere un po' di sole. Vedo che vanno sempre a stringere le mani nei posti più caratteristici, vanno nei mercati, vanno a stringere le mani, però io mi vergognerei se stringessi una mano a uno e lo prenderei per il culo. Siamo tutti quanti per l'attenzione che ci avete dato e come avete potuto vedere la testimonianza di Stefano Tacconi è la testimonianza di un uomo schietto, di un uomo sincero che ama dire la verità senza mezzi termini ed è forse per questo che è un testimonial importante per noi. Ci auguriamo che di questi eventi che servano a questo territorio per riscattarsi, guardate in faccia a tutti. Ci auguriamo che questo territorio si possa riscattare con le figure come Stefano Tacconi. Grazie.